Causa maltempo, la candidata premier Giorgia Meloni, del partito Fratelli d'Italia, ha mancato all'appuntamento di dibattito che aveva promesso all'Associazione Marittimi per il Futuro e che si doveva svolgere presso la multisala del Cinema Corallo a Torre del Greco. L'associazione, in ogni caso, è riuscito ad avere un contatto telefonico con la candidata premier ed è stato trasmesso sulla pagina ufficiale di Facebook dell'associazione. Abbiamo raccolto i punti più salienti della chiamata telefonica. Chi li deve pagare? Chi li deve pagare? Chi li deve pagare questi corsi? 2.000 euro senza sapere se imbarchi però, ma 2.000 euro un solo corso. Se vuoi fare tutti i corsi mo per farti un imbarco ci vogliono 3.000 euro. Ma tu con 3.000 euro ci pigli 3.000 euro e vado a imbarcare? No! Quando devo imbarcare, qua dovete conoscere a qualche politico che mi imbarca. E da conoscere a qualcuno che deve essere più raccomandato di quell'altro. Devi conoscere a qualcuno che deve portare i soldi. E questa è la vergognosità che esiste in Italia. Noi ci dobbiamo svegliare. E su questa cosa, dopo il 4 marzo che è stato fatto il nuovo candidato a premier, il 3 maggio siamo a Roma con 100 pumba. Noi saremo a Roma. E ci diciamo a Roma, ci siamo noi, diamo 3 giorni a Roma, 3 giorni! Sono molto molto dispiaciuta perché avevo fatto un salto mortale per riuscire, come m'ero impegnata a fare quando sono venuta in Napoli, a passare a Torre del Greco per parlare della questione che riguarda i marittimi italiani, che è questione che conosco da poco, devo essere sincera, prima non avevo contezza di questa realtà, che mi ha letteralmente appassionato. Penso che stavolta, lo dico al di là della campagna elettorale, lo dico al di là insomma delle frasi fatte che si dicono in queste occasioni, abbiate bussato alla porta giusta. Nel senso che io ho detto tante volte che Fratelli d'Italia è il movimento dei patrioti. E dice, che significa? Sembra una cosa, no? Antica, sembra una cosa che non ha, che non ha senso, ecco, e significa esattamente questo, significa che noi adesso vogliamo costruire una politica e un governo che si occupano prima degli italiani e poi di tutti gli altri. Il nostro slogan è compra italiano, assumi italiano, significa valorizzare i nostri prodotti, significa valorizzare le nostre specificità, significa valorizzare la nostra grandezza del mondo, ma significa anche difendere le imprese italiane e soprattutto difendere i lavoratori italiani da una aggressione fatta dalla concorrenza sleale. Quindi, a maggior ragione, io mi sento di sostenere proprio a 360 gradi la vostra causa. Sono una persona seria, mi sono studiata questa vicenda prima di parlare con voi e prima di accettare di venire a parlare con voi, ma mi sento di dire, adesso che l'ho studiata, che ho le idee estremamente chiare su quello che dobbiamo fare. Voi marinai siete l'orgoglio della nostra civiltà dai tempi dell'antica Roma, dai tempi che c'era un unico mare Mediterraneo, era tutto dell'impero romano, che lo chiamavamo Mare Nostrum. Siete l'orgoglio della nostra civiltà attraverso le repubbliche marinare, in Campania ne sapete qualcosa, con la gloriosa Repubblica di Amalfi, che al cospetto di questa storia ci sia una discriminazione in atto come quella che state subendo, io lo considero vergognoso. Allora, siccome nessuno ha il coraggio di dirlo, non lo dicono la sinistra ovviamente, non lo dicono i 5 Stelle perché tutte cose sono come la sinistra, lo dico io, prima i marinai italiani. Come si fa? Ve lo dico concretamente, velocemente. Primo, la legge 30 del 98 va cancellata, va fatta una legge nuova che dica: 1. Agevolazioni fiscali solo per le navi che imbarcano una quantità sufficiente di italiani. Per me la quantità sufficiente di italiani che una nave italiana deve imbarcare per avere le agevolazioni fiscali è il 90% almeno di italiani. Se non c'è almeno il 90% di italiani imbarcati, quella nave io non la considero italiana e quindi non ho alcuna ragione di dare a quella nave delle agevolazioni fiscali. Secondo, boni, che però non si capisce,
poi mi dite alla fine se siete d'accordo. Secondo, le decontribuzioni INPS di cui godono le compagnie per me valgono solo per i lavoratori italiani. Non si è capito perché gli italiani debbano pagare le tasse e con quelle tasse sostenere le decontribuzioni INPS dei pakistani. Facciamo che i pakistani pagano le tasse per le contribuzioni dei pakistani e gli italiani pagano le tasse per le contribuzioni degli italiani, perché con le tasse degli italiani tu ci aiuti degli italiani a lavorare, non ci aiuti a lavorare i pakistani a casa mia, che sono però una patriota. Terzo, no alla concorrenza sleale del lavoro. Non è possibile che in Italia si paghi qualcuno per lavorare sotto una soglia minima che è data dalla civiltà. E guardate che questo è un grandissimo tema, perché è il tema che è alla base dell'immigrazione incontrollata. A noi ci hanno detto che hanno fatto entrare tutti questi immigrati per solidarietà, ma la verità è che li fanno entrare proprio perché sanno che a parità di lavoro li possono pagare molto di meno di quanto accetta di essere pagato un italiano. Ma questo significa che quando si fanno arrivare tutti questi immigrati, si usano questi immigrati per ricattare i lavoratori italiani. Marissimo, marinaio italiano, lo vuoi fare questo lavoro a 300 euro? No, guarda, non lo voglio fare questo lavoro a 300 euro perché non è dignitoso e non ci riesco a campare. E vabbè, caro marinaio italiano, statene a casa che prenderemo il pakistano. Non si può fare, non c'è una soglia sotto la quale la gente non può essere retribuita. Quindi, questo è un tema che non riguarda solo voi, riguarda un sacco di comparti, ma che io voglio ripetere perché ho spiegato tante volte che questa immigrazione non è proprio la solidarietà che la muove, ma gli interessi delle grandi concentrazioni economiche e dei grandi gruppi. Quarto, chi lavora su una nave italiana deve parlare la lingua italiana. È un problema di qualità del servizio, ma è anche un problema di... È un problema di qualità del servizio, ma è anche un problema di sicurezza, perché poi quando abbiamo letto la vicenda della Costa Concordia, lì fu un casino, però nel casino pare anche che ci fossero problemi di comunicazione tra il timoniere indonesiano e altri membri dell'equipaggio che non si capivano, perché quello parlava solo inglese e gli altri non parlavano tutti inglese, per cui c'è anche un problema di sicurezza che bisogna garantire. Quinto, gli stranieri che volessero essere imbarcati in quel 10% di cui sopra, che noi consentiremo, in ogni caso l'abilitazione se la vengono a prendere in Italia e si prendono la stessa abilitazione degli italiani, per cui gli italiani pagano 2.000 euro, quando questi pagano abilitazioni finte $10, non si può fare, vuoi lavorare in Italia e ti prendi l'abilitazione in Italia pagando 2.000 euro pure tu. Ultimissimo, e poi mi taccio e mi sto zitta. Ma vi siete chiesti perché i sindacati non hanno detto una parola su sta vicenda? Io me lo sono chiesto e ho scoperto, ma forse voi lo saprete sicuramente, che c'è un accordo del 2003 tra Confidarma e tutti i sindacati per il quale i sindacati prendono 190 euro a marinaio imbarcato a prescindere. Boni, fatemi finire che tanto ho finito. Prendono 190 euro a marinaio imbarcato indipendentemente dalla nazionalità del marinaio. Ma vi sembra normale? Sono 5 allora milioni di euro anno che prendono, 5 milioni di euro puliti anno. Lo so bene, sai che facciamo noi? Rivediamo anche questo accordo e diciamo che i sindacati prendono 190 euro quando si imbarca un italiano e gli vengono tolti 190 euro quando imbarcano un extracomunitario. Così vedrete che anche i sindacati si mettono a difendere il lavoro italiano. Questo è il progetto che ho in mente per voi. Se arriviamo al governo è il progetto che sosterrò. Vi presento in ogni caso queste proposte nel prossimo Parlamento. Avete ragione da vendere, non ve lo dico perché sto in campagna elettorale, ve lo dico perché quando mi sono studiata questa vicenda mi si è accapponata la pelle e mi vergogno di uno Stato che tratta i suoi lavoratori così, e quindi vi chiedo scusa per questi pessimi personaggi che ci sono stati, che non hanno saputo risolvere questa questione, e spero di poterla risolvere in tempo rapido se riesco ad andare al governo. Ho finito. Giorgia, mi senti? Sono il capitano Esposito. Sì, ciao. Ciao, scusami, ti volevo solo informare ancora di una cosa importante. Nel 2010 hanno creato un'accademia della Marina Mercantile Italiana a Manila, voluta da Confidarma, da Rina,
da Confidarma, dai sindacati e tutto. Questa Accademia della Marina Mercantile, costituita nel 2010 a Manila, Commentavo. E guarda caso che tutte quelle navi che vanno all'estero, che è territorio italiano, la nave con bandiera italiana a poppa è territorio italiano, prendono tutto personale filippino, cioè praticamente da quell'accademia escono ufficiali, sottufficiali, gente di camera, tutto, e la Confidarma ne approfitta per questi sporchi, luridi, fetenti di questa gentaglia di merda a contro il marittimo italiano. E questa è la cosa ancora più vergognosa che esista in questo faccetto. Avete ragione. Giorgia.